Grazie, grazie, grazie. 4.000 iscritti. Per me è un bellissimo traguardo, veramente. Sono partito da zero poco più di un anno fa e sono cresciuto sempre, sempre di più. 4.000 iscritti vogliono dire ben oltre 210.000 visualizzazioni ed oltre 20.000 ore di visualizzazioni. È veramente tantissimo. Io vi ringrazio tantissimo. Beh, se pensi al primo video pubblicato, il lavaggio del camper, poi i pneumatici, i cerchi, meglio se da 15, da 16, l'eye manager e poi tutti gli altri a seguire, insomma, erano tutti video che avevo già in mente da quasi 2 anni prima di creare, di iniziare col canale. E poi non ero mai partito, tutte cose che mi giravano in testa, ma non avevo mai messo in pratica. E pensare che il primo video che avrei voluto fare ancora non l'ho fatto, quindi ne ho tanti in serbo. Sinceramente ho iniziato per gioco, volevo condividere con voi quello che conosco di tutto questo mondo, del mondo del camper, del mondo del plein air, potervi dare delle dritte, farvi fare meno errori di quanti ne abbia fatti io, perché purtroppo ne faccio tanti e ancora tanti ne farò in futuro. Però ogni volta che esco e che sbaglio, magari, oppure imparo cose nuove, spero di darvele, regalarvele e evitare che voi facciate gli stessi sbagli che ho fatto io. Andare in giro, sentirsi chiamare, chi ti bussa alla porta, o chi ti ferma in un parcheggio di un supermercato, chi ti manda un messaggio con scritto ti abbiamo appena incrociato, chi ti suona, camperisti in erba, ti urlano, oppure magari che ti manda un messaggio, siamo accanto a voi. Devo dire che mi ripaga abbondantemente di tutto l'impegno che ci metto. Eh sì, l'impegno ce n'è tanto, perché sinceramente il tempo per fare video ne è poco, perché ne ho pochissimo. Famiglia, come tutti, il lavoro, come tutti, la stanchezza. Io mediamente sto fuori 10-12 ore al giorno, quindi non mi è facile poi riuscire anche a fare video. Infatti anche ora è notte, è buio, siamo dopo cena e facciamo i video, e invece di andare a letto si fanno il video. Però mi piace portarvi dietro, condividere con voi queste cose che so. Portarvi dietro mi è diventato una cosa normale, una cosa che non avrei mai pensato che fosse normale, portarmi dietro una telecamera e raccontarvi quello che vado a fare, magari nei viaggi, cosa vado a vedere. È una cosa che mi è diventata normale e devo dire grazie, grazie, grazie. Un semplice grazie, di più non posso darvi. Tutti quelli che mi lasciano un commento hanno una risposta, sono sempre a rispondere a tutti, cerco di rispondere a tutti, spero non aver mai saltato nessuno, cerco di metterci tutto l'impegno possibile. Io vi ringrazio tantissimo, grazie.